Una buona serata e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con una pagina di cronaca. Nuovo blitz della Guardia di Finanza nel quartiere Rancitelli di Pescara. I finanzieri hanno arrestato un uomo e sequestrato 82 grammi di droga tra eroina e cocaina. Ci dice di più nel servizio Giuseppe Dentino. Un inseguimento di balcone in balcone al Ferro di Cavallo di Pescara. Un 37enne all'arrivo della Guardia di Finanza ha scavalcato la balaustra per gettare dei pacchi di droga da un appartamento disabitato e murato, ma i militari lo hanno inseguito da un terrazzino all'altro, riuscendo ad arrestarlo. Un nuovo episodio dell'operazione Drug Market questo fine settimana nel quartiere Rancitelli, che ha visto la collaborazione tra Fiamme Gialle, Unità Cinofile, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono stati necessari a recuperare con l'autoscala il presunto spacciatore che provava a nascondersi in uno degli appartamenti vuoti. 82 grammi di sostanze illegali tra cocaina ed eroina sono stati sequestrati all'uomo pluripregiudicato, che ora dovrà rispondere del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica ha disposto la misura cautelare dell'arresto e convalidato la perquisizione locale e il sequestro. La droga, una volta immessa nel mercato, secondo i finanzieri avrebbe fruttato quasi 8.000 euro e sono stati sequestrati anche 1.700 euro in contanti. Drug Market è un piano d'azione strutturato, ha dichiarato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Antonio Caputo. I nostri interventi sono mirati e si basano sulla conoscenza del territorio. L'obiettivo è duplice, ha concluso il colonnello: risalire la filiera illegale della droga e bloccarne i flussi di approvvigionamento. Erano tutti della provincia di Foggia, ma aveva una base a Francavilla al Mare dove pianificavano i furti a Bancomat nella provincia di Chieti con la tecnica della marmotta. Sette persone sono finite in carcere, una all'obbligo di dimora. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Chieti con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Andrea Costantini. Hanno preso d'assalto i bancomat di istituti di credito e uffici postali della provincia di Chieti nello scorso autunno, portando via, con riferimento a tre colpi in particolare, circa 76.000 euro. Ma il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Chieti, con l'ausilio di quelli delle compagnie di Lanciano, Ortone e Chieti e il coordinamento della Procura di Chieti, ha portato all'identificazione della cosiddetta banda della marmotta, così chiamata per l'utilizzo dello strumento con cui facevano pesantemente deflagrare gli sportelli ATM. Otto persone sono state colpite da misure cautelari su disposizione del GIP di Chieti, sette di custodia cautelare in carcere, una di obbligo di dimora e devono rispondere di furto aggravato, fabbricazione e uso di ordigni esplosivi. Tutte residenti in provincia di Foggia, ma che avevano una base a Francavilla al Mare, sede ideale per preparare poi colpi portati a termine nella provincia di Chieti. I tre in questione sono al bancomat della filiale BPR di Miglianico, a quello della BCC Sangroteatina di Canosa Sannita, a quello dell'ufficio postale di Villa San Vincenzo di Guardia Grele. Ricostruiti i passaggi del modus operandi della banda, sopralluoghi sugli obiettivi da colpire, furti delle vetture con cui compierli, con predilezione per l'Alfa Giulietta, da qui il nome dato a questa operazione, utilizzo della marmotta che veniva inserita dopo apposita forzatura nella bocca che eroga il denaro, prelievo delle banconote dopo l'esplosione, abbandono nelle strade o nelle campagne limitrofe della vettura utilizzata per il furto e rientro nei centri urbani. Una curiosità, come mai la Giulietta? Probabilmente avevano un sistema per rubare questo tipo di macchine e poi purtroppo sappiamo anche per storia giudiziaria che si cerca sempre di commettere reati con macchine alquanto comuni. A colpire anche la spregiudicatezza con cui agivano i malviventi e il grande utilizzo di polvere esplodente di cui veniva riempita la marmotta, tanto che i danni riportati non solo agli sportelli letteralmente sventrati, ma anche all'intera struttura di banche opposte, erano ingenti e impedivano la ripresa dell'attività nel giro di poco tempo. Con inevitabili possibili pericoli, come abbiamo visto per esempio nell'episodio di Guardia Grele, dove la deflagrazione è stata veramente forte, che oltre a creare un problema alla struttura, abbiamo rinvenuto
parti dell'esplosione anche a oltre 30 metri dal luogo, quindi con un pericolo per eventuali passanti o per inquilini dell'appartamento posto ai piani superiori dell'ATM. È stata una indagine di qualità quella che ha permesso di risalire all'identificazione della banda, ha detto il comandante Greco, passata per l'acquisizione di filmati di videosorveglianza, esame GPS, comparazione di DNA, utilizzo di sistemi informatici. E ora i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione sono 644, di età compresa tra 6 mesi e 96 anni, i nuovi casi registrati oggi in Abruzzo. 523 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso, una 72enne della provincia di Teramo, e sale a 3.324. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono oltre 20.000, per la precisione 20.544, 198 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 10 numero invariato in terapia intensiva, tutti gli altri sono in isolamento domiciliare, 1.571 invece sono i guariti in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è pari al 9,50%. Vediamo le variazioni come di consueto provincia per provincia. 178 casi in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 150 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 123 in provincia di Pescara, 164 in provincia di Teramo, 12 sono persone che risiedono fuori regione e per 17 sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso. Lega Ambiente e WWF Abruzzo hanno illustrato oggi a Pescara i risultati di uno studio riguardante la gestione dei rifiuti in Abruzzo. Nella nostra regione ci sono troppe discariche. Di Marco, Legambiente ha condotto uno studio in Abruzzo sulla gestione dei rifiuti. Ci sono tante discariche, probabilmente troppe, e voi volete oggi lanciare un allarme? Sì, i dati sono quelli che provengono dal nostro rapporto annuale sui comuni riciclone e comuni rifiuti free. Abbiamo sempre posto l'accento sulla criticità dell'impiantistica, a nostro avviso troppo centrata sulle discariche e non su quegli impianti di economia circolare come biodigestori, piattaforme di riciclo che sono fondamentali per intraprendere la vera transizione ecologica. Questo oggi diventa ancora di più un grido d'allarme alla luce del Consiglio regionale che si terrà domani, dove è prevista una riallocazione di circa 800.000 metri cubi volumi a discarica, tra l'altro su due discariche fortemente critiche, da un lato Cerratina che ormai è stata già attenzionata da una protesta condivisa di cittadini, agricoltori e imprenditori perché si parla di 470.000 tonnellate, ma anche Civeta che seppur ha la metà di questo carico rientra dentro una discarica già attenzionata per fatti noti alla cronaca giudiziaria. Noi chiediamo alla Regione che assuma effettivamente un impegno che va nella direzione dell'economia circolare, ovvero di fare da raccordo affinché vengano realizzati quegli impianti necessari per fare la vera transizione ecologica, che tra l'altro sono stati già inseriti da questi comuni all'interno dei fondi del PNRR. Tra l'altro ricordiamo che Lanciano va verso la costruzione di un biodigestore anaerobico per produzione di biometano. C'è anche il discorso con altri fondi BEI, l'importanza anche dell'impianto che nascerà a Città Sant'Angelo, che dovrebbe dare stimolo e input nuovo alla raccolta differenziata sui comuni di Pescara e Montesilvano, così come altri impianti tra cui la piattaforma intercomunale di Tornimparte. Sono diverse le progettazioni messe in campo che però parlano di economia circolare. Bisogna andare in quella direzione, tutta la politica, quindi tutto il Consiglio regionale in modo trasversale deve essere corresponsabile di questo processo e guidarlo. E in occasione della giornata del sollievo, l'ASL di Teramo fa il punto su palliazione e terapia del dolore. L'azienda teramana ricorda l'esistenza dell'hospice in contrada Casalena per i malati terminali e di un centro del dolore all'interno dell'ospedale Mazzini, dove viene praticata anche l'agopuntura a livello terapeutico. Tania Bonnici Castelli.
Nella giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per promuovere e diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza, l'ASL di Teramo ha promosso un approfondimento sui servizi di cure palliative e di terapia del dolore messi a disposizione dall'azienda sanitaria teramana. A questo riguardo l'ASL di Teramo ha attivato nel 2013 un hospice, attualmente esso è situato in Contrada Casalena, con 7 posti letto ed ha come obiettivo quello di dare sollievo alla persona affetta da patologie croniche irreversibili per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile. Il modello organizzativo dell'hospice rispecchia la filosofia di cura fondata sull'ascolto, sulla comprensione dei bisogni e delle aspettative delle persone e delle loro famiglie fino al lutto, spiega il direttore dell'hospice Claudio Di Bartolomeo. La stessa unità operativa assicura la palliazione anche a domicilio. È attiva inoltre all'interno dell'ospedale di Teramo l'unità operativa semplice di terapia del dolore, che fa parte del Dipartimento di Emergenza e Urgenza. Si attuano terapie di tutti i tipi e tra queste, una delle poche in Italia, anche l'agopuntura a livello terapeutico. Sollievo non significa solo affrancamento dal dolore fisico o da altri sintomi, commenta il direttore generale dell'ASL Maurizio Di Giosia. Significa prendersi cura della persona nella sua totalità, dal punto di vista fisico, psichico, spirituale e sociale. Per questo l'impegno dell'azienda è ampliare il più possibile l'accesso a queste cure. Oggi, nel giorno del World No Tobacco Day, l'ASL di Pescara ha reso noti i risultati degli screening del tumore polmonare. Il servizio è di Paolo Renzetti. In occasione del World No Tobacco Day, giornata mondiale senza tabacco, si è tenuta presso l'Aula Magna del presidio ospedaliero di Pescara la conferenza stampa di presentazione dello screening del tumore polmonare in forti fumatori ad alto rischio. Il tumore polmonare è annoverato tra i big killer delle neoplasie. In Europa circa 700.000 persone all'anno si ammalano di tumore polmonare. In Italia questo dato è pari a 43.000 persone all'anno. La mortalità complessiva è molto elevata e la sopravvivenza a 5 anni viene stimata intorno al 15-20%. Il fumo di tabacco è strettamente correlato all'insorgenza di tumore polmonare. Al momento della diagnosi, 7 pazienti su 10 presentano una malattia già in stadio avanzato e pertanto non suscettibile di trattamento chirurgico, che a tutt'oggi risulta lo strumento terapeutico essenziale per la guarigione. Questo progetto vuole in qualche modo cercare di implementare i programmi di screening sul tumore polmonare, perché è importante far arrivare il messaggio che purtroppo oggi la diagnosi di tumore polmonare al momento, diciamo, del riscontro è una diagnosi quasi sempre tardiva. Solo 7 persone su 10 si presentano con una malattia già in stadio avanzato e soltanto 3 di queste sono suscettibili di trattamento chirurgico. Quindi il nostro impegno, l'impegno di tutti, deve essere quello di promuovere le campagne di screening e promuovere la prevenzione primaria attraverso appunto l'arruolamento dei soggetti fumatori in questo progetto di screening. L'abitudine tabagica è aumentata soprattutto nelle nuove generazioni, probabilmente anche legate a tutti gli eventi che abbiamo trascorso negli ultimi anni, e anche attraverso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, che ahimè sono degli strumenti che avviano poi al fumo di tabacco vero. Quindi ribadisco il concetto: deve partire la prevenzione primaria, già a partire dalle scuole, con l'abolizione al fumo di sigarette in primis, ma poi la cosa importante è cercare di identificare nella popolazione a rischio, cioè nella popolazione che va tra i 55 e i 75 anni di età, forti fumatori, quei pazienti che possono essere potenzialmente affetti da tumore polmonare. Inaugurata all'ospedale Mazzini di Teramo una mostra realizzata dai ragazzi della piccola opera Caritas di Giulianova. Tra i quadri anche un arazzo dedicato alle cure mediche donato all'ASL di Teramo. Inaugurata nel centro prelievi dell'ospedale Mazzini di Teramo, la mostra delle opere realizzate nei laboratori artistici della Fondazione Piccola Opera Caritas di Giulianova e da quelli della gemellata organizzazione cinese Hui Ling. La Piccola Opera Caritas è una grande famiglia che inizia a vivere all'inizio degli anni 60.
in quanto famiglia crea spazi di accoglienza a ragazzi in difficoltà, ragazzi che vivono esperienze di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e nello spettro autistico. Le opere esposte sono diverse e sono frutto di esperienze nel corso degli ultimi anni in una relazione di amicizia anche con strutture come le nostre in terra cinese. E questa opera in particolare è stata pensata per questa collocazione, per questa mostra, e dice il desiderio di intessere, intrecciare relazioni con dentro tutte le emozioni, tutti i colori delle nostre emozioni. Tra le opere spicca l'arazzo, la relazione e Tempo di cura, appositamente realizzato per l'ASL di Teramo dai ragazzi del laboratorio artistico della maestra Ileana Patacca. L'idea è nata sicuramente dalla volontà di rendere più colorati e più accoglienti gli ambienti che in questo momento gestivo. Io sono una nuova incaricata di coordinamento qui all'ospedale di Teramo, quindi il fatto di vedere magari questi ambienti un pochino spenti che avevano bisogno di un po' di colore, il fatto di avere la possibilità di contattare questa associazione dopo aver visualizzato le loro opere mi ha dato l'ispirazione affinché si potesse realizzare questa mostra all'interno del centro prelievi e degli ambulatori dell'ospedale di Teramo. L'esperienza è stata positivissima perché al di sopra delle aspettative, innanzitutto per la grande disponibilità ed umanità che hanno dimostrato gli operatori della piccola opera Caritas, in particolare la dottoressa Patacca Ileana, che è la curatrice artistica, e il dottor Rega, il presidente, e anche la direzione sanitaria di Teramo e il direttore generale si sono mostrati da subito veramente disponibili a dare visibilità e risalto a questa iniziativa. Le opposizioni al comune di Pescara lanciano un allarme su, come viene definita, sulla grave situazione emersa in queste ore sulle delibere Tari e canone unico patrimoniale che verranno discusse proprio in consiglio comunale. Costantini, voi contestate un po' il merito e il metodo per quanto riguarda la Tari, ma anche il canone unico patrimoniale, insomma, che arrivano in consiglio comunale proprio in queste ore. Sì, qui c'è una dimostrazione di efficienza conclamata, nel senso che provvedimenti così importanti non possono essere presentati alle forze politiche presenti in consiglio comunale, la cittadinanza a meno di 24 ore dall'indizione del consiglio comunale. Però il grave è che non si tratta di un'efficienza colposa che deriva da incapacità delle strutture del sindaco e della giunta, si tratta di un'efficienza dolosa, perché ad una lettura approfondita di questa delibera ci sono significativi aumenti e in alcuni casi veri e propri stravolgimenti che andrebbero a gravare sulle famiglie e sulle imprese, quindi sarebbe stato giusto e corretto programmare prima questo tipo di provvedimento e soprattutto sottoporlo all'attenzione delle categorie sociali per fare in modo che il provvedimento stesso risultasse adeguatamente ponderato e valutato prima. In realtà viene consegnata all'ultimo momento proprio per impedire questo tipo di riflessione e di confronto che oggi è assolutamente inibita, perché poche ore fa è stato consegnato il provvedimento che è di 97 pagine e nel pomeriggio c'è il Consiglio Comunale. Questo modo di fare da parte della Giunta Masci comincia a diventare una vera e propria strategia politica, evidentemente volta a fare in modo che non ci sia l'opportunità per le minoranze di approfondire delibere importanti come su partite come il nuovo piano tariffario della Tari, senza avere quindi la possibilità di apportare anche delle modifiche su quegli aspetti, su quelle lacune che sono evidenti all'interno di una delibera come questa, le cui conseguenze negative con il cambio di tariffa andranno a ricadere sulle tariffe e sulle categorie più deboli, cioè le famiglie più numerose, e su tutta quella serie di esercenti che già vengono da due anni di gravi difficoltà dopo la pandemia, quindi albergatori, ristoratori e tutti anche, diciamo, le attività commerciali che svolgono la propria attività all'interno del settore alimentare. Non è ammissibile che un consiglio comunale debba visionare, valutare delibere così importanti che impattano sulla vita di migliaia di persone nel giro di poche ore. Questo non è soltanto sciatteria, ma è sicuramente anche sciatteria, però temiamo che sia invece anche un disegno fatto apposta per impedire
impedire alla città di comprendere effettivamente quale sarà l'impatto di questi provvedimenti sulle famiglie e sulle loro economie, ma davvero siamo ormai al punto in cui questa giunta fa tutto di fretta e fa soltanto danni, come d'altronde si è visto in questi giorni, in queste settimane, con il caos ad esempio sulla delibera sul lungomare sud, che tuttora vige come senso unico nelle delibere della giunta, perché la giunta ha fatto tutto di fretta e non fa ancora in tempo a cambiare la delibera. Si fa tutto in maniera molto approssimativa, ma non è immaginabile che il Consiglio Comunale sia costretto a non poter studiare le norme, che qualcuno in giunta dorme e fa tutto quanto con estrema lentezza. Dal 23 luglio al 6 agosto prossimi il Napoli tornerà per il terzo anno consecutivo in ritiro a Castel di Sangro. Previste anche tre amichevoli di livello internazionale che potrebbero portare in Abruzzo migliaia di tifosi. Per il terzo anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro. La squadra partenopea anche in questa stagione ha suddiviso in due parti la sua preparazione estiva precampionato, dal 9 al 19 luglio in Trentino Alto Adige a Di Maro, quindi dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro, in un'estate che si auspica non abbia contraccolpi sul fronte Covid, il che consentirebbe ai tifosi una piena fruizione delle strutture sportive per assistere agli allenamenti dei propri beniamini, ma anche e soprattutto alle amichevoli. E sotto questo punto di vista ci sarà un salto di qualità, come annunciato ieri nella conferenza di presentazione del precampionato, cui hanno partecipato tra gli altri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Luciano Spalletti, i presidenti di Regione Abruzzo Marco Marsiglio e di Provincia dell'Aquila Angelo Caruso, poiché allo stadio Patini si disputeranno tre amichevoli, due confermate con una squadra di Ligue 1 francese e di Liga Spagnola, nomi da comunicare, e una terza sulla quale si sta lavorando. Allenamenti, amichevoli ed eventi vari che potrebbero portare in Abruzzo fino a 50.000 tifosi del Napoli. Ci attendiamo una maggior presenza, una grande presenza, si annunciano parecchie decine di migliaia di spettatori in quei 15 giorni, di napoletani, di tifosi del Napoli che saliranno a Castel di Sangro e in tutti i dintorni, perché chiaramente l'occupazione alberghiera riguarderà una larga fetta del territorio abruzzese, una occasione di nuovo imperdibile per far conoscere la nostra regione, per promuoverla nel mondo intero. Quest'anno il Napoli Calcio annuncia anche amichevoli di rango internazionale, quindi a Castel di Sangro saliranno squadre europee che verranno a fare amichevoli, 3-4, speriamo appunto di avere presto notizie più precise e nomi i più blasonati possibile, perché anche questa sarà un'occasione in più per far promuovere il nome dell'Abruzzo, l'Alto Sangro e l'Abruzzo intero in tutta Europa, in tutto il mondo, dove i tifosi del Napoli sono decine di milioni e seguono con grande passione la loro squadra. E questo servizio ci introduce alla pagina del calcio. Andiamo in casa Teramo, programmata per lunedì prossimo l'assemblea dei soci proprio in casa Teramo Calcio, passaggio fondamentale questo per capire quanti e quali margini ci siano per procedere all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. L'assemblea dei soci di lunedì prossimo sarà spartiacque fondamentale per i destini del Teramo, alle prese con una situazione complessa, ma che in un modo o nell'altro andrà risolta, perché la scadenza del 22 giugno si avvicina a rapidi passi, nonostante in Lega Pro manchi ancora il verdetto finale della quarta promossa in cadetteria. Fare qualcosa e farlo presto, l'imperativo è categorico, perché dopo il comunicato della settimana scorsa di Franco Iachini sulla situazione debitoria del club, adesso più che accertare le responsabilità, magari verrà fatto in una fase successiva, sarebbe il caso di individuare la strada più percorribile nei giorni che restano alla deadline. Ecco perché l'assemblea del 6 giugno dovrà capire se ci sono i margini e quali sono per procedere ad iscrivere la squadra al prossimo campionato. Serve un esborso consistente, anche considerando che sono appena stati ufficializzati i tanti criteri per la domanda di ammissione al prossimo torneo. In quell'assise ci saranno i curatori giudiziari, la Ismedia e Franco Iachini, che insieme rappresentano la quota di minoranza, 31+9%, è necessario depositare presso la Lega Pro la domanda di ammissione al campionato di Serie C 22-23.
Questa deve contenere la licenza nazionale. Le società devono provvedere al versamento della quota associativa e delle quote di partecipazione alle competizioni nell'importo di 60.000 euro. Poi c'è da depositare presso la Lega Pro l'originale della garanzia fideiussoria dell'importo di 350.000 euro. In più bisogna ottenere le liberatorie, ovvero aver ottemperato al saldo degli emolumenti della stagione appena conclusa. Poi la squadra, lo staff tecnico e tutto il resto. Non sarà semplice dunque, perché ai soci verrà chiesto un finanziamento, uno sforzo finanziario che possa dare il via libera in prima istanza all'iscrizione. Lunedì ci sarà la risposta, anche considerando che in questo momento, seppur a fari spenti, c'è chi sta disegnando anche un piano paracadute, una sorta di via d'uscita nel caso la situazione dovesse precipitare. Inutile girarci attorno, il piano B serve, ma per ora serve anche riporlo nel cassetto, sperando di non doverlo mai prendere in considerazione. Lo slittamento a settembre dell'udienza per il ricorso dei Ciaccia contro il sequestro preventivo dei beni non è stata la pietra tombale su nulla, ma solo perché anche l'eventuale udienza di ieri, qualora si fosse tenuta, non avrebbe comunque portato ad una soluzione definitiva. Così come a questo punto serve qualcosa in più di una soluzione ponte, serve qualcosa in grado di dare stabilità ad un club che continua a tenere la propria tifoseria col fiato sospeso, e questa volta l'obiettivo del raggiungimento della salvezza non c'entra proprio niente. Dal Teramo passiamo al Pescara. Intervenuto nella trasmissione replay ieri sera, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sulla trattativa societaria e ha confermato che Daniele Dell'Icarri è un nome credibile per l'incarico di direttore sportivo. La permanenza nella società del Pescara di Daniele Sebastiani, con il solo affiancamento di un gruppo disposto a investire, sembra al momento l'ipotesi più credibile nell'ambito della trattativa societaria, come confermato ieri sera a Replay dal massimo dirigente biancazzurro. Ma io credo che sia proprio questa la strada che andremo a chiudere, perché poi di fatto purtroppo io ci ho provato con tutto me stesso. E qualcuno che viene qui che ti toglie le castagne dal fuoco e ti dice vabbè, ci penso io, è difficile da trovare, anche perché obiettivamente poi parlano per noi, parlano anche i numeri, anche quelli che devono venire ad investire in questa città non guardano solamente se io ho un campo sportivo, se ce n'ho due, se ho 100 euro di debiti, se ho 100 euro di capitale. Guardano tutta una serie di numeri che Pescara purtroppo non ha. Sebastiani ha poi confermato l'anticipazione ai nostri microfoni del presidente onorario Marinelli circa una interlocuzione col City Football Group, che fa riferimento al Manchester City, che poi però ha indirizzato le attenzioni sul Palermo. Se l'ha detto Marinelli, sì. È stato un parlare di alcune cose, di alcuni progetti, di alcuni programmi, dove noi abbiamo messo sul piatto l'unica cosa che ci poteva far fare la differenza, e cioè le infrastrutture, però poi di fatto poi alla fine contano i numeri. Per la panchina, con la permanenza di Sebastiani, è improbabile un altro ritorno di Zeman, perché, dice il presidente, contano anche i rapporti personali, alludendo al burrascoso esonero del 2018. Daniele Dell'Icarri, nel caso anche qui sarebbe un ritorno, è un nome spendibile per la carica di direttore sportivo. Ma guarda, Enrico, senza fare nomi di chi e chi è, di quale gruppo, chi o quale persona potrebbe entrare nel Pescara, questa cosa è vera, anche perché Daniele, sapete il rapporto che io ho con Daniele, non lo sapete, ve lo dico io, che negli ultimi anni, avendo girato un pochettino in tutta Europa e non solo per il suo lavoro, in più di un'occasione mi ha messo in contatto con delle persone interessate ad acquisire dei club. Ma qualcuno di questi poi ha comprato realmente un club in Italia, che non era sicuramente Pescara, ma lo ha fatto per quei discorsi che facevo prima. Perché, ripeto, ci vogliono i numeri per avere un appeal, e noi questi numeri non ce l'abbiamo. E questo era anche il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata.